Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. È il video numero 4 del corso di formazione come fare holding sul mercato finanziario e farlo in maniera corretta. Nel terzo episodio avevamo parlato dei metodi per entrare correttamente su un mercato, le strategie da utilizzare per fare holding e avevamo individuato due tipologie di strategie per entrare correttamente su un mercato a favore di trend. Ed era una strategia sulla forza e la strategia del pullback. Poi nell'ultimo video vi avevo anche detto che saremmo andati a vedere graficamente questo tipo di esempi che vi avevo fatto nell'episodio numero 3. Adesso facciamo una cosa: andiamo su Apple, il grafico di Apple, e facciamo questi esempi. Individuiamo due tipi di ingressi diversi su questo tipo di stocks. Chi di voi non conosce Apple? Penso nessuno. E andiamo a vedere come è possibile entrare su questa azione, su questo titolo azionario, cosa bisognava fare e tecnicamente come dovevamo ragionare. Quindi, ragazzi, open your mind perché questo è un video importantissimo, è un video sui grafici, è un video altamente operativo. Occhi incollati allo schermo. Ma prima di fare questo, indovinate un po' cosa vi chiedo? Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciatemi un mi piace su questi video perché realizzare un corso di formazione così completo, anche se basilare, è estremamente complesso e molto dispendioso a livello di tempo. Fatemi sentire il vostro wow con i mi piace e soprattutto condividete i video dove lo ritenete interessante un po' per tutti, ragazzi. E nei commenti, qualsiasi cosa vi suona storto, qualsiasi cosa vi suona sbagliato, perché dobbiamo confrontarci per ampliare i nostri livelli di conoscenza. Ora andiamo sul grafico. Ed eccoci, ragazzi, davanti al grafico di Apple. Io devo mettermi gli occhiali, lo so che poi vedete il riflesso del faro, della luce sui miei occhiali, ma c'è poco da fare. Allora, abbiamo davanti il grafico di Apple, che non è quello di oggi, ragazzi, perché stiamo utilizzando la funzione replay del nostro grafico, che su TradingView è consentito questo tasto replay. Tornate indietro per analizzare quello che è successo nei periodi precedenti. Qui siamo in sostanza intorno al gennaio del 2016. Perché sono tornato a questi livelli? Perché mi serviva una fase dove il mercato fosse in versione short. Come vedete qui, Apollo nella fase 2016 ha incontrato 2015-2016 ha incontrato una fase di medio periodo di mercato ribassista. Allora, cosa facciamo? Abbiamo detto che se le nostre medie sono incrociate al ribasso e soprattutto se il titolo è inferiore alla media a 200 periodi, noi non prendiamo in considerazione operazioni long perché dobbiamo essere holders, e l'holder significa tenere un titolo fermo per tantissimo tempo, anche 2-3 anni. A quel punto prenderemo in considerazione solo i titoli che hanno rispettato i nostri parametri. Questo mi pare, ragazzi, l'episodio 1 del corso. E quindi cosa facciamo? Andiamo a vedere cosa succede andando avanti. Portiamo avanti il grafico fin tanto che già lo sappiamo, ragazzi, perché sappiamo già come andrà il passato perché l'abbiamo già vissuto. Allora, cosa succede? Vedete che intanto Apple continua il suo trend ribassista, quindi anche questo ampio rialzo che c'era stato qui non inficia il trend ribassista, e come vedete, prendere posizione per un holder in questa fase era assolutamente sbagliato, anche perché vi espone a un rischio emotivo, un rischio in cui avete in pancia questo titolo, ma il mercato poi magari va a scendere ancora. Non sappiamo, tra l'altro, quanto potrà durare il trend ribassista, quindi è pericolosissimo fare operazioni di quel tipo. Adesso andiamo invece a vedere un po' quello che succede quando queste due medie si incrociano. Intanto, dall'agosto del 2016 Apple torna sopra la media a 200 periodi, il primo segnale positivo, un po' vi ricorda Bitcoin in questo periodo. E poi, ragazzi, avviene il Golden Cross, che vedete esattamente qui. Ora, non mi venite a dire,
Ah, è avvenuto il Golden Cross. Il primo livello da acquistare in pullback era questo, che poi in questo caso, ragazzi, cioè il supporto ad una media 200 periodi, che poi in questo caso, guardate un po', è addirittura stato un super supporto. Ma è un caso, ragazzi, per cui se lo fate altre 10.000 volte non è così, perciò non fate questa cosa. Quindi adesso andiamo a ragionare. Intanto da questo grafico qui, da questa candela qui più o meno, da queste giornate del 16 di settembre 2016, avviene il Golden Cross, quindi questa inversione che vedete esattamente qui. Vedete qui questa inversione delle medie e indica il nostro trend rialzista. A questo punto dobbiamo ragionare. Ho i miei due sistemi di ingresso. Uno è l'ingresso sulla forza, uno è l'ingresso sul pullback del mercato. Nella fine del video numero 3 vi avevo consigliato di farli entrambi. Ora li guardiamo graficamente come si fanno e poi andremo anche a implementarli entrambi in questa strategia. Primo ingresso, cerchiamo l'ingresso sulla forza del mercato. Allora, il primo ingresso sulla forza che viene in mente, ragazzi, è il superamento dei massimi precedenti. Questo è l'ingresso più comune, vedete, un ingresso sulla forza che avviene in sostanza il 14 settembre del 2016. C'è anche da dire, ragazzi, che poi dobbiamo anche essere dei trader e analizzare i mercati un po' nel complesso. Cosa significa? È vero che qui abbiamo un massimo, ragazzi, ma guardate qui ce n'è un altro a distanza di praticamente niente, e quindi andare a considerare un semplice livello, un minimo livello che vedete è qui, come un livello fondamentale è un po' sbagliato, perché non è questo il livello di prezzo fondamentale, 110 dollari, bensì è l'intera fascia di prezzo, ragazzi, quella che va da questo punto a questo punto. Però qui ovviamente si tratta anche di esperienza di trading e di capacità e di insomma, magari studio fatto precedentemente. Ne parliamo spesso di questo tipo di mentalità e di queste considerazioni di come aprire la mente anche nel corso di formazione che ho sviluppato. Ci sono tantissimi riferimenti a questo tipo di logiche, ragazzi, per farvi capire le differenze. E allora cosa si fa in questo caso? Beh, io considero un breakout e quindi una forza solo il superamento di 112 invece di 110. Quindi in sostanza dico, se il mercato mi va a rompere questo livello e me lo conferma in chiusura daily, allora io compro sulla forza il titolo, considerando che ovviamente siamo anche molto alti, ragazzi. Poi dobbiamo anche analizzare invece la fase della trend line. Vedete, siamo messi così con la trend line, quindi dobbiamo anche ragionare e dire, bene, siamo su questo canale. Insomma, i soliti disegnini da analista tecnico. Attenzione, stiamo comprando molto in alto, magari ecco, riduciamo il metodo di acquisto, però l'acquisto sulla forza è esattamente in quel punto. Andiamo a vedere tra l'altro cosa succede, ragazzi, perché non mi ricordo, anche se voi non ci credete. Ok, avviene l'ingresso esattamente alla rottura confermata qui. Quindi, in teoria, ragazzi, c'è un ingresso sulla forza che avverrebbe a 115, quindi qua lo possiamo anche indicare. Adesso facciamo così, lo indichiamo. Primo ingresso long. Ok, ragazzi, primo ingresso long. Che cosa ho scritto? Non lo so. Primo ingresso long a 115 dollari per quanto riguarda Apple, per fare holding, e avviene esattamente qui. Ok, ragazzi, avviene esattamente qui, alla chiusura di questa giornata. E tantissimi di voi diranno, wow, stiamo comprando altissimi. In realtà è esattamente questa la tecnica dell'acquisto sulla forza, ragazzi, è proprio comprare alto. A questo punto, fatto il primo livello di acquisto, io direi, cancello un po' di disegni, ragazzi, adesso io direi, cerchiamo un livello di pullback per fare il nostro acquisto invece quando i mercati tornano e sono in trend rialzista, ma tornano sul livello di prezzo, l'abbiamo parlato più
più e più volte. Intanto è importante andare a vedere quelli che sono i nostri livelli di trend. Ve l'avevo disegnato prima, lo rifaccio, ma in sostanza abbiamo un trend, ragazzi, un canale che è più o meno così, è un più o meno questo. Lo vedete anche guardando un po' i grafici, bisogna essere un po' magari esperti, un po' avere un po' l'occhio clinico, ecco così diciamo, però più o meno siamo lì, basta che unite anche più o meno questi massimi, ragazzi. Non state a fare queste trend line come disegnini ad educazione tecnica che si facevano alle scuole medie, mi raccomando, ricordatevi che i mercati oscillano e non sono dei disegni per precisi. State sempre un po' larghi e inserite un po' di volatilità, un po' di mutazione del mercato. I mercati non si ripetono sempre, quindi il giusto, ragazzi, sempre il giusto. Ok, abbiamo questo trend, quindi abbiamo diversi livelli, per esempio, di acquisto che potremmo fare in pullback. Qual è il primo livello di acquisto in pullback? Intanto questo livello, quest'area di supporto che precedentemente avevamo preso come area di must buy, quindi l'area da rompere. Quindi il primo livello da acquistare in pullback è esattamente questo qui, tra 110 e 112. Io dico ok, se mi riva qui giù, io vado ad acquistare in pullback e lo so già a priori, ragazzi, perché? Perché è abbastanza semplice da capire. Quindi se va qui il titolo, io vado ad comprare con la tecnica del pullback. Poi abbiamo un altro livello di pullback che è questo, quello relativo alla trend line, vedete, del canale discendente. Questo è un altro livello di pullback. Vediamo se riusciamo a disegnarlo con un colore differente, lo faccio rosso. Che è esattamente qui, questo è un altro livello di acquisto in pullback. Ok, ragazzi, andiamo a vedere cosa farà il mercato. Eccolo qui, ci ha dato il nostro livello di ingresso in pullback. È rientrato in questa fascia, vedete? È rientrato in questa fascia, quindi qui avremo a 111 il nostro secondo ingresso, l'ingresso quello che di cui abbiamo parlato come ingresso sul pullback, che è esattamente, insomma, un ingresso sulla debolezza, però sempre di un mercato che ci ha dato degli importanti segnali di trend rialzista. Quindi a quel punto io non sto facendo un ingresso contro trend, ragazzi. Vedete cosa significa acquistare in pullback? Un mercato che scende non è un contro trend. Quindi è un acquisto su un mercato che ci ha dato un prezzo magari migliorativo. L'altro ingresso ce l'abbiamo qui. Se il mercato lo darà, andiamo a vedere cosa succede. Vedete, ci dà ancora un altro ingresso qui, quindi ci sta anche un po' in questa fascia che abbiamo individuato. Quindi questo è un ingresso pullback. Il mercato, tra l'altro, continua a salire. Noi abbiamo utilizzato due ingressi. Scusate che qui metto secondo ingresso, altrimenti non ci capiamo. E il mercato poi darà. Ecco, guardate qui, ci ha dato un terzo ingresso che è esattamente il canale, vedete? Rialzista che avevamo disegnato precedentemente. Quindi in questo caso qui faremo il nostro terzo ingresso in pullback esattamente qui. È più o meno 109, ragazzi, diciamo così. Ok, a questo punto dovete impostare lo stop loss. Se il mercato vira e va nella situazione contraria a noi, dobbiamo poi decidere come uscire, eccetera, eccetera. Non riguarda questo video, andiamo a vedere cosa succede. C'è il pullback addirittura, guardate qui, della media 200 periodi. Poi il mercato ritorna. Questo, ragazzi, questo punto che è più basso dei nostri livelli di ingresso non inverte il trend. È importante capirlo questo, perché per avere un'inversione di trend, e quindi dire tra di noi, insomma, abbiamo sbagliato l'ingresso, il mercato sta girando, abbiamo comprato, purtroppo il mercato non è andato a nostro favore, forse è meglio chiudere le posizioni o andare in stop, dovremmo comunque scendere sotto almeno questo minimo, ragazzi. Perché questo minimo? Perché questo è il primo minimo crescente per individuare il trend, ok? Chi non sa come individuare i trend, guardate che nel mio canale c'è pieno di questi video. In ogni caso, il mercato non è in ogni caso sotto la media 200 periodi, come noi abbiamo detto già utilizzando la media 200 periodi come spartiacque. Andiamo a vedere quello che succede e il mercato va, ragazzi, vedete, in posizione holding. A questo punto, ragazzi, cosa abbiamo fatto in linea di massima? Abbiamo utilizzato quest'area qui, che vi evidenzio
con un rettangolo in questo momento, vedete quest'area di preciso, quindi da qui in poi abbiamo utilizzato quest'area per fare il nostro ingresso hold. E guardate bene che è durato, ragazzi, è durato anche parecchio. Perché è durato parecchio? Perché siamo dal settembre del 2016 fino, in sostanza, all'ultimo ingresso lo facciamo qui in questo periodo a novembre, quindi è passato, sono passati 2 mesi di ingresso, abbiamo gestito l'ingresso in questo modo. A questo punto cerchiamo anche di andare avanti, vediamo un po' quello che succede, perché non ricordo, ma il mercato sale su, vabbè, qui è successo qualcosa. Sì, gli earnings, quindi qui hanno dichiarato probabilmente un utile superiore alle attese. Insomma, siamo entrati in posizione hold sul mercato, quindi per restare sul titolo Apple. È stata una posizione ovviamente corretta in questo caso, perché guardate un po' che ha fatto il mercato. A questo punto dovremmo poi chiederci: ma qual è il momento per uscire dalla nostra operazione? Ecco, questo, magari questa fase qui che abbiamo visto in questo momento, in questo periodo, questa fase qui può essere individuata come una fase in cui noi possiamo decidere di uscire e uscire dal mercato prendendo profitto. Qual è il punto giusto per prendere profitto per un holder? E questo sarà il prossimo argomento che tratteremo nel corso di formazione, come fare holding sul mercato finanziario e farlo in maniera corretta. Ragazzi, abbiamo trattato il livello di ingresso, le strategie, i filtri, abbiamo trovato i nostri portafogli, siamo entrati in posizione, vi ho fatto vedere graficamente come si fa. A questo punto chiediamoci: come si esce? Quando si esce senza mangiarsi le mani? Ci vediamo nel prossimo video. Io colgo l'occasione anche per augurarvi una buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie, sono tante, a volte sì, e a tutti i vostri cari, e soprattutto a Pasquetta non sbevazzate troppo, ok? Ciao ragazzi, buona Pasqua a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!